Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiato. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, tutti pronti in postazione, in cucina, la mia giuria sempre più attenta, sempre loro, Fiammetta Fadda, giornalista enogastronomico, Riccardo Rossi, attore, Chiara Masci, food blogger, scrive ricette per voi che webbate e siete curiosi di nuove ricettine, che ci faranno vedere anche i nostri due concorrenti nuovi di oggi, Giuseppe. Viene da Lainate, provincia di Milano, anche se è nato a Torre del Greco, vero? Esatto. E Marianne, che viene da Molfetta, ma è nata nel New Jersey. Ma dopo ti faccio parlare un po' con Riccardo in inglese, che lui è multilanguage. Prima di parlare, cucinare e conoscere i nostri due concorrenti, c'è da fare una piccola prova. Chi la vince sceglie il tema della prova successiva, ok? Prova di manualità. È una crosticina croccante di caramello che si fa sopra la crème brûlée. È piuttosto semplice. Dovete farla in maniera omogenea, come è questa, la mia demo, per la nostra giuria. Avete 3 minuti di tempo, avete la crema pronta, lo zucchero e la fiamma. Chi la fa più omogenea sceglie il prossimo ingrediente. Pronti? Via il tempo. Vi lascio lavorare. 3 minuti sono più che sufficienti per farla bella precisa. I nostri giudici vi osservano. E io vi do un trucchetto a casa. Se non avete a disposizione la fiamma classica per bruciarla, fate questo. Preparate la vostra crème brûlée, la fate raffreddare e poi la mettete in una teglia da forno con acqua fredda e meglio ancora con ghiaccio fino al livello della crema stessa. E poi per caramellare sopra, zucchero di canna e la passate sotto il grill in modo che il grill faccia caramellare lo zucchero, ma l'acqua e il ghiaccio tengano fredda la crema sotto. Sei proprio un furbacchione, eh? Hai capito? Oppure, come fa Riccardo Rossi, calcio al forno. Esatto, esatto. Bene, io... La fai mai, la crème brûlée? Sì, ogni tanto mi capita. Quindi ci sei abitué. Sì, abbastanza. E hai questo attrezzo... Sì, mi sono premunito. Ah, quindi sei un appassionato. Orsono. Perché io so che tu cucini per dormire, nel senso che quello di notte soffre un po' di insonnia. Non sempre, capitano dei periodi in cui soffro di insonnia e di conseguenza passo le nottate a cucinare e poi tutto quello che mi avanza ovviamente lo congelo perché pensavo che tu invitassi le a cena, vieni a cena da me, sì, domattina 7:15. 7:15, esatto. E tu invece? Mai fatto? È la prima volta. Guarda, se vuoi avvicinare ancora un pochino più la fiamma. Non è che mi va a fuoco. No. Perché il caramello è uno zucchero bruciato, quindi... Avete anche la regolazione, se volete allungare la fiamma, potenziarla. La nostra giuria? Lanciafiamme a casa io non ce l'ho. Non c'hai lanciafiamme? No. Ma è uno strumento piuttosto nuovo, no? Che poi si usa, molto divertente, per la crème brûlée, ma per esempio anche per il pesce, per fare dei sushi creativi che sono invece scottati, per... È comodissimo, però è poco conosciuto. Ma anche per il pollo, quando c'è da passare per togliere la peluria, così è comodo. 30 secondi di tempo per finire la caramellatura. Non l'avevi mai fatta, ma ora stai prendendo confidenza. Mi sa che lì ho un po' esagerato. Però. Io non posso dire niente. Ci sono 6 occhi che vi guardano attenti. Al ristorante fanno così? Sì. Cioè quando dico mi date una crème brûlée c'è qualcuno fa... Sì. Magari è un po' più potente anche qui. Ah, ecco. Stop al tempo. Consegnatemi la crème brûlée. Questa era la mia. Appoggiate qua. Se fanno la crème brûlée loro, perché poi tanti ce l'hanno pronta già con lo zucchero caramellato sopra, fredda. Eccole qua, Giuseppe e Marianne. Non mi
dite quella. No, non influenzare. No, io voglio sempre unanimità di giudizio su in questa fase della TV. Ah, ok. Per un programma televisivo. Ti volevo chiedere scusa. Prego, scusa. Sì, ok. Sì, magari è troppo è poco, però lì è un po' troppo. È bello perché lo fai anche in un modo dove gli altri sono, potrebbero anche dirla loro, invece no. Marianne, vince lei. È un po' esagerato. È un pochino esagerato. Allora, sarai tu a scegliere fra fritto o bollito. Esatto opposto. Fritto. Fritto. Bollito. Non friggi la notte per cui congeli il fritto. Ok, è il fritto l'ingrediente principale della prova di abilità. Quindi una frittura, che sia di carne, di pesce o di verdure, a vostro piacere, rielaborata e presentata anche un po' bene per l'occhio, per i nostri tre giudici. Avete 30 secondi di tempo per entrare nella vostra dispensa e prendere tutto ciò che vi serve per fare un bel fritto. Pronti? Via! Via, 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 vi lascio elaborare. Non vi scordate niente, mi raccomando, sennò dopo dovete utilizzare l'aiuto. E invece potete farlo con il mio di aiuto. Ricetta semplicissima, da buon toscano facciamo una tagliata in crosta. Quindi, una bistecca, bella alta, con l'osso, farina 00, farina di mais, due uova, abbondante olio di semi d'arachidi per friggere e dei carciofi per fare il contorno. Stop. Stop anche a voi. Esci. Ammonito. È troppo. Ammonito, numero... Non si fanno queste cose, ecco che fiamme. Perché guarda i giudici, guarda Riccardo, guarda lo sguardo di Riccardo adesso. Chiedo bene. Fa paura anche a me. Bene, avete 10 minuti di tempo per fare un gran bel fritto. Via! Allora, Marianne, che a 16 anni è partita dal New Jersey per tornare a Molfetta e fare la segretaria. Impiegata. Ti aiuto io, guarda. No, aspetta, sì, ma io sono d'accordo sull'eliminazione di questi tappi. Bravo. Allora, dimmi cosa fai nella vita e cosa fai adesso in cucina. Allora, io attualmente sono in cassa integrazione. Ah. Subito. Ah, friggitore extravergine? Sì, sì. Ah, bene. Sei in cassa integrazione. E attualmente, sinceramente, sto iniziando a... Lanciamo il messaggio. Ah. Dici di cosa sei specializzata, così noi... Insegnante d'inglese, interprete, traduttrice, un po' ne avrei bisogno un po' anch'io. Sì, perché normalmente prendo lezioni da Riccardo che impara un po' a swords, che mai amore. Ok, e niente, questo è quello che faccio attualmente. Sto cercando di reinventarmi. Mentre in cucina cosa mi inventi? In questo momento prepariamo un... Tu friggi il formaggio? Sì. Formaggio pasta filata? Sì. Questo non è affumicato, quindi è più fresco. Onion rings? Onion rings. Ok, anelli di cipolla. Translate, thank you. E poi bene. E poi facciamo dei cerchietti di caciocavallo e pasta filata. Ah, tra l'altro io, l'onion rings, cioè l'anello di cipolla, quello vero, perché quelli che si mangiano in fast food, che sono credo che siano buoni, qualcosa di buono. No, sono una pasta di cipolla poi trasformata da anello in una pastella, mentre l'anello vero è quello. Che diventa ricco perché comunque è fritto nell'extravergine. Ok, quindi è solo per i nostri giudici, così sanno bene cosa andate a fare. Mettiamo il tappo all'olio là, per favore. Quanto te ne serve di olio? Tanto o poco? È un po'. Allora guarda, io, e questo è il mio lavoro principale. Sì, stappare. Esatto. Ok, vai. Fallo tu perché sei stato già, tu hai una munizione. Okay. Esatto. Allora, tu invece che ci fai? Allora, pesce? Io farò delle polpettine di gamberi. Accompagnate con della salvia fritta praticamente e poi accompagnate da una, come si dice, da una salsa di fiori di zucchine. Ok, non stanno da sole, sono accompagnate da più cose. Bene, e questo cos'è? Questa è la birra per fare poi la pastella per... Birra scura. Esatto, per saltare le... Molto bene, vi lascio anellare e impasticciare. Io vi do questa ricetta che è semplicissima e deve essere... rosata dentro come la tagliata classica. Si prende la bistecca, si lascia a temperatura ambiente, quindi almeno un quarto d'ora fuori dal frigorifero. Poi si passa prima nella farina 00 e si scuote un po' l'eccedenza, si incide il grasso laterale, si passa nelle uova e nella farina di mais, nelle uova e nella farina di mais, due volte va fatto. Si compatta bene, si lascia asciugare un minuto fuori e si frigge.
in abbondante olio di semi, quindi prendete una casseruola piuttosto larga ed alta. Deve cuocere almeno 3 minuti a 180 gradi, in modo che faccia lo stesso effetto della tagliata, quindi cotta fuori e rosata dentro. Tirata sulla bistecca, togliete la farina in eccesso che galleggia, quella bruciata, e friggete i carciofi tagliati finissimo e passate anch'essi con un pochino di farina di mais. Dovete lasciarli piuttosto umidi, così aderisce. Semplicissima, è un'idea nuova di servire la tagliata. Stavamo valutando le ricette. Di allora, torno là perché sono appena partiti, sì, infatti, così vi elenco un po' di preparazione. Qua la pastella come la facciamo? Che poi la i fritti variano a seconda della pastella, no? Uovo e latte, e poi gli anelli vanno messi in passati nel pan grattato, e questo procedimento per due volte per fare in modo che invece il formaggio va, no, gli anelli, scusami, devo aggiungere la farina, quindi faccio prima i formaggi e con formaggio, con uova e latte, poi passo nel pan grattato, li cerco di ho capito ma il fatto di friggere il formaggio, cioè l'anello, questa cosa qui ti viene un po' dalla tua terra di nascita? Sì, abbiamo, cioè... Ma te li faceva qualcuno? Perché tu sei venuta via a 16 anni, quindi non penso che tu abbia cucinato mia tanto. Mia madre. Ah, ok. Sì. Bene. Ti lascio lavorare perché così sei più concentrata, mentre qua siamo già al pane ammollato nel latte, se non sbaglio. Sale e pepe, gamberi tagliuzzati. Esatto. Siamo a metà gara, mettiamo del prezzemolo tritato e questa è la polpetta. Che pastellerai o lasciamo così? No, lasciamo così praticamente. Okay. Solo che ho dimenticato una cosa preziosissima. Dimmela di nell'orecchio, vediamo se è possibile. Niente, diceva che si è dimenticato il procedimento della ricetta. Però io c'è un problema che... Avrei fatto finta di niente, ma Riccardo Rossi è attentissimo, avrei rubato un po' di farina, ma se ti serve assolutamente devi usare l'aiuto. Ti ammetta che dici? Che sì, va bene. Dagli un po' di farina, dai, su, ha detto Fiammetta, va bene, vai. Allora, dai, forza, forza. Diciamo così, oggi che siamo buoni, buoni, se dopo tu avessi bisogno di un mezzo aiutino, che non è un vero aiuto... Diciamo che sei in credito, dai. Dai. Basta. Vuoi pesarla? È buono, ma fino a un certo punto. Ok, no, adesso che abbiamo la farina, devi farla perfetta questa polpetta ora però. Sì. Quindi facciamo tutto il composto. Io non voglio stressarvi, però... No, stressali. Ok. Mi ricordo che è accompagnata da salsa di fiori zucca, accompagnata da un'altra cosa, ma mancano 4 minuti lo so. Scarsi. Quindi pensate che tu comunque un assaggino, fate delle piccole dosi, magari basta una testa di polpettina, anche se le polpette ricadono. Normalmente. Ma vengo da voi. Un gioco di esercizi. Allora. Avete capito come che... è? Come... Sì. Che il fritto è la cosa più buona del mondo, il formaggio fritto è ancora più buono. E a me piacerebbe, per esempio, siccome adesso ci sono tanti modi, no, di fare il fritto, anche nella tradizione, ma con la pastella tipo detta tempura che ha la birra, poi invece per esempio con la meliga, che per esempio ci fosse un fritto, stessa cosa, tutta fatta in maniera differente, con pastelle fritte, diverse. Pastelle differenti. Tu lo fai? Tipo... Te lo suggerisco. Bella idea. Però bisognerebbe trovare un elemento che sta adatto bene sia... in tutti i modi. Sarebbe carino fatto anche... Ora ci penso. Sarebbe carino fatto anche con oli diversi. Magari fare un olio di semi, un olio extravergine, un olio d'oliva, più che un extravergine. Ad esempio, io il carciofo lo frigo nell'olio d'oliva. Tutto il resto, bene o male, uso olio di semi. Questa è una bella idea che ha lanciato Fiammetta. Troviamo un elemento giusto. Un gambero sarebbe banale. Funghi no. Un bel bello tosto. Bel fungo. Trovarli però, bisogna prima andare a fare i funghi adesso. Che arriva. Non mi riesce più a trovare funghi con un bel profumo. 2 minuti. Però mi piace questa. La studiamo. Allora, qui abbiamo messo birra. Ti vuoi tenere la ricetta segreta, ho capito. Però manca, amore. Bisogna che lo sappia. Hai messo birra e farina? Sì. E abbiamo fatto un uovo,
Ok. E sale. Qua invece abbiamo fatto solo uova, latte. E attenta perché sta per andare appunto di fumo l'olio. Chiara, sì. Sul blog dimmi che fritti e che cosa ci potrebbe essere di simile a quello che ha detto Fiammetta, un po' di variazione. Allora, come oli diversi, come dicevi tu, in realtà si usa quasi sempre l'olio di semi, anche perché... Quale semi? Semi di arachide. Ok. Sì. E, normalmente poi c'è anche chi usa l'olio d'oliva, anche chi usa l'extravergine di oliva. In realtà la frittura va molto nonostante ci sia il boom delle ricette light, perché tutti comunque vogliono le ricette light, poi continuano a fare sempre ricette, la frittura in particolare. Una frittura carina che mi era arrivata dall'estero è del platano fritto, che è questo frutto simile alla banana. Più duro, più fibroso. Che è carina come delle chips. Sì, esatto, vengono tipo patatine fritte. Scusa se ti interrompo, friggete perché manca un minuto. In Nicaragua... dove sono stato l'anno scorso, mangiano di accompagnamento, di contorno, ovunque il platano, sia cotto al forno che viene che dolce, fritto. Sì. Sia fritto che viene tipo una chips di patate. Carina. Buono. Potete fare anche solo una cosa, ma fatela bene, perché tanto l'assaggio è non in quantità. Io penso che la prova sia saltata, perché non abbiamo più il tempo per friggere. Quindi io manderei consigli per gli acquisti. A monte la puntata. Ci vediamo domani con Cuoche e Fiamme. Arrivederci. È andata così. È andata così, Simone. Guardiamo in faccia la realtà. Chiama il notaio e dici 10 minuti sono pochi per la frittura. Non devi dire. Scusa. Allora. Sì, 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 sono rilassato. Sono pure stomaco vuoto, meglio di così. Ma ecco perché. No, non perché sono pronto a mangiare la qualunque, ma se non arriva perché il tempo non lo permette. Ah, non è ancora scaduto. Ma perché parli milanese? Non saprei. Mi è arrivato con la camicetta, la bicicletta. Guarda lì, chiamate il 118, stanno a fuoco tutto. Dai! Stop! Che hai visto? Vale. Fategli un applauso però. Allora, sì, sì. Tra me, facciamogli un applauso. L'abbiamo messi sotto pressione. Allora. Non ti rilassare, impiattiamo. No, che... Impiattiamo. Prendo io il piatto, guarda. Grazie. Vai. Quello che vuoi, quello vuoi più grande, più piccolo, ti basta? Sì. Vabbè, ma gli veloce, anelli non sono andati. Veloce, veloce. Guarda Riccardo. Ogni secondo che passa. Niente, no, perché scoliamo un altro po', raccontiamo una barzelletta. Fine. Devo togliere il piatto. Mettici un pizzico di sale, ti posso permettere solo quello, sì, ci sei tu. L'anello di cipolla non l'abbiamo fatto, vai. L'anello di cipolla non l'abbiamo fatto, quindi stiamo mangiando altro da quello annunciato. E basta. Fiammetta, te la senti di giudicare, se no io mando tutto indietro. Portate una camomilla per Riccardo, per favore. Allora, forza. Poi dopo si scaldano. Ah, però abbiamo fatto la salsina, Allora, questo è il piatto di Giuseppe. Vedi che c'è? Hai visto che c'è il piatto? Polpettina di gamberi. Non l'assaggi la salsetta? Anche la salsetta. Eh sì. Ricordatelo quando scarto qualcosa nel piatto. Che dici? La pastella... poteva venire meglio perché non è croccante, manca l'elemento fondamentale della frittura, cioè la croccantezza. Il gambero non è crudo, però non sembra una frittura. Bene, la salsina com'è? Salsina, insomma. C'è, bene. Ti sei mangiato anche mezza forchetta. La sabbia? No, la sabbia no. Io avrei mangiato proprio la sabbia. Questa è. È buona la sabbia fritta, di solito. Ma la sabbia fritta è più buona del gambero, penso. Beh, bravo. Beh, ho una giacca bianca addosso. Simone Ruggiani. Allora. Sei d'estate quando comunque, ti... mi sembra un po' slegato, Te lo devo dire, non ho detto allora, niente. Allora, al tocco... È vero, non perché avevo paura della tua critica, quindi... Al tocco è un pesante. Po' molle. Ah. No, sì. Non pesante, molle. Molle. Quindi lessata nell'olio. Consigli a casa, acqua gassata sapore, e farina. Viene perfetto. Devo dirti che non è malissimo.
vediamo questo. Meglio la salvia. Che t'avevo comunque detto? Vedi, è l'unica che non, non ho è sentito. Un fritto, oggettivamente. Ok. Ha diritto che amaci, però. Ma non ha assaggiato la salvia. Lui dopo mangio anche la salvia. Prego, vai. Subito, mentre io ti porto il piatto. Sai qual è il problema? Io difendo sempre, perché io gli ho detto fritto o bollito. E loro si sono confusi e hanno fatto un... Io ho detto bollito dentro di me. Questo è il formaggio filante, Marianne. Manca l'anello che era... L'onion ring. Sì. Sì. Si sono lasciati e l'anello è rimasto lì. Niente anello. Buono. Allora... Solo un po' unta la, la frittura, però molto croccante, molto buono, resta filante al centro. Buona. Qua il fritto c'è. Ok. Io mi sparo questo che c'è tagliato. Forse è un po' troppo salato, secondo me. Sentiamo che dice Fiammetta Fabio. Che se è salato è colpa del è colpa di Simone Ruggiati che ha detto mettete il sale. Detto, se volete mettere un po' di sale di corsa, colpa mia. Vabbè, non importa, Simone. Dunque, molto carino, dorato, croccante. Sì. Mm-hmm. Quasi al telefono. Sì. Mm-hmm. Buono, va mangiato caldissimo e devo dire non ce la si aspettava. È vero. Bene. Votate da 1 da 0 a 5. Da 1 a 5. 0 no. Il piatto di Giuseppe, la polpetta fritta di gamberi, salvia fritta e salsa. Cosa hai messo di parte bianca? Cos'è yogurt? Era un po' di panna per le gare. Panna, ok. E questo è la crocchetta di Marianne. Anche di formaggio filante. Dai. 13 a 5 per Marianne. Brava. Non è successo niente, tutto si replica qua. Pubblicità prima, poi torniamo, poche fiamme. Bentornati a Poche Fiamme. Abbiamo fritto. Marianne è in vantaggio per 13 a 5 su Giuseppe, che gli è uscita male quella polpettina così, quindi sceglierà adesso tra fagioli o coda di rospo. No, fagioli. No, coda di rospo. Vabbè. Posso non so cosa c'ha oggi Riccardo Rossi, ma bene così, perché è la coda di rospo l'ingrediente principale della prova di creatività. Coda di rospo, quindi polpa bianca versatilissima in cucina, fateci quello che volete, quindi elaboratelo a vostro gusto e piacimento. Ancora 30 secondi di tempo per fare la spesa. Pronti? Mi raccomando, eh? Sì. Adesso l'aiuto è fuori. Via! Meno 25. oggi è ansiolitico. Allora, qua prendiamo fave, pasta, vino bianco, erbette aromatiche, prezzemolo, uova, aglio, pomodorini. Cos'è questo? Panna? Ce l'ho fatta. Parmigiano, tagliolino nero, limone, stop! Sono felice, mi ispirano. 10 minuti, via! Pasta tutte e due, quindi? Mm-hmm. Sì. Bene, tagliolino nero con? Con praticamente una carbonara questa di coda di rospo con polpa di granchio. Okay. E tagliolini al nero di seppia, ovviamente. Ok, mentre di qua? Praticamente un primo con nuvole, e rana pescatrice, e coda di rospo, fave, una base di fave e finocchietto. Vi ricordo che avete ancora il campanello a disposizione, sì, o per entrare in dispensa o per una mia mano in cucina. La carbonara di mare adesso è diventato un must, è diventato un po' di moda. Beh, perché la carbonara è stata stravolta o si coinvolge con qualsiasi ingrediente in ogni modo. Carbonara di mare, devo dirti che l'uovo con la pasta, col nero, che è fatta con il nero di seppia, così, assaggiamola.
come tutte le cose creative, dicevamo sempre, ci lascia, ci vuole equilibrio, perché ci vuole equilibrio, morigeratezza, grande professionalità, molta cultura, proprio di libri letti, capito? Okay. Perché effettivamente questo allargare le parole utilizzate per definire altro, come dice giustamente Fiammetta, fa da veramente un po' seccato. Questi tiramisù, questi tiramisù che non sono tiramisù, queste carbonare che non sono carbonare, è vero un po', Fiammetta? Un pochino è vero. Un pochino è vero. Comunque. Sì. Tu lo sai perché si chiama carbonara, caro Simone Ruggiati? Come si chiama carbonara l'originale? Come mai l'hanno chiamata carbonara? Questa? No, questa. Ah, l'originale. Quella che so. Facciamo noi a Rosso. Tu lo dico. Quando sono entrati gli alleati a Roma, gli americani che hanno scoperto la cricia, gli hanno detto: ma non potremmo farla eggs and bacon, proprio quelli che venivano da New Jersey, e quindi hanno mischiato quel guanciale che forse c'era, o quella pancetta, valla a sapere, che per loro era così, con l'uovo che loro mangiavano al mattino. Ci hanno buttato dentro un etto e mezzo di spaghetti, vermicello numero 8, e hanno inventato loro la carbonara. Ma perché si chiama carbonara? Non me l'hai detto neanche te. No, perché c'è l'uovo. È carbonara. Perché gli hanno spiegato che dei carbonari che avevano finito il pepe ci hanno messo il carbone dentro, capito? Questa sera, proprio dal cilindro così, la tirata su. Comunque, se non ci fossero questi nuovi modi di interpretare dei classici, non succederebbe niente. Hai ragione. Non ci sarebbe un blog dove le persone si inventano. Il blog lo faceva comunque. Parlava di altro, magari, no? È proprio tutta una buffonata, caro mio. Te lo posso dire. Comunque, sei bravo. Può essere buonissima, ma anzi, bisogna essere bravi. Giuseppe, io so che questo mio intervento non ti ha messo assolutamente sotto pressione, no. Anzi, ti ha rilassato. Ecco. Oggi Riccardo è, non lo so. Quindi, procedimento. Allora, praticamente mettiamo a soffriggere l'aglio e ci mettiamo la coda di rospo tagliata appunto a pezzettini, a bocconcini, la facciamo soffriggere, la facciamo rosolare per bene 5 minuti, cioè un minuto prima della fine, aggiungiamo la polpa di granchio. Ok. Qui abbiamo preparato... Tutto il resto, l'equilibrio deve essere qua. Esatto, qui abbiamo preparato questa carbonara, insomma, questa crema fatta con la panna, l'uovo e il prezzemolo e un po' di sale. Messo soltanto l'albume? Soltanto il tuorlo? No, intero. L'uovo intero, l'ho ok. messo intero. Perfetto. E il limone? E il limone diamo una grattata tocco finale. Tocco profumato, insomma, alla fine. Finale. Marianne. Mm-hmm. Allora, qua stiamo sgusciando delle fave. Sì, mi servono per una base di purè che va messa, un letto di purè che va messo sotto il piatto. Quindi... Ok, siamo a metà gara. Quindi devo pensate, la pasta, se hai da sì. lavorare tanto, di fare delle dosi piccole. E ricordati anche una cosa, soprattutto, quanto cuoce la pasta? 5 quanto minuti. Manca? 4-5 minuti. Da allora buttala. Sì. Ne mancano 5, tuffiamo la pasta. Tu hai tutto sotto controllo. Allora, io vi lascio qua, così ne do una mia velocissima di ricettine. Riccardo che ascolta. Allora, la coda di rospo si fa marinare solo con sale, olio e pepe e si scotta in padella per metà cottura. Quindi se facciamo dei bocconcini di 4 cm basterà 3-4 minuti di cottura e si sposta su un piatto. In una padella antiaderente fate scaldare un pochino di olio, non lo fate bruciare, e mettete dentro uno spicchietto d'aglio, lo fate soltanto imbiondire. Lo togliete e aggiungete del pane tagliato a dadini. Si deve tostare e diventare bello dorato. Lo mettete su una carta assorbente in modo che perda il grasso in eccesso e aggiungete scorza di limone, erbette tritate, che ne so, erba limoncina, cipollina o anche del semplice prezzemolo, un po' di peperoncino se vi piace, mischiate tutto con le mani in modo da ottenere una panatura molto croccante. Finite la pescatrice in padella e lo servite con questo panatura, questa pagnura aromatica sopra che dà croccantezza. Ci vogliono 5 minuti per farlo. Perché non ti piace? Quando si parla di pesce, di pasta col pesce, ti vedo... Ma no, perché la rana pescatrice mi piace molto, la metti nel forno con due pomodorini, due cose, ti dà un calcio e buonanotte, no? Due pomodorini? Oppure buona guazzetto all'acqua pazza, è un pesce saporitissimo. È uno dei pochi pesci, per il tipo di consistenza che ha, un po' carnosa quando è cotta, che si abbina anche spesso, anche in alta cucina, con salumi, esatto. Tipo...
con la pancetta, con il prosciutto, con il lardo. Nelle Marche sono bravissimi a fare questo, perché siccome hanno davanti il mare e alle spalle la montagna, le donne hanno sempre cucinato il pesce insieme alla carne, come se fosse carne. Ci sono dei piatti stupendi. Una ricettina a casa per far capire quello che dicevamo, semplicissimo, è condire la pescatrice solo con un po' di pepe e avvolgerla con le fettine di pancetta dolce, fine, come dice Riccardo, una botta al forno, un quarto d'ora, 18 minuti a 200 gradi, croccante fuori, saporita e soffice dentro. È semplicissimo, due ingredienti. Manca poco. Allora, qua abbiamo fatto la purè di cuore di fave con un po' di finocchietto dentro. Crudo. Aneto dentro. Questo è aneto. Finocchietto selvatico. Lei ha fatto una bellissima cosa, assaggiato. Oh, faccio notare. Un applauso a Marielle. Brava. Anch'io ho assaggiato. Viene fuori dopo questo finocchietto. Anche lui lo si stropiccia, più tira già fuori il profumo, sì. Perché lo spaghetto nero sul pullover nero non lo vedevamo, capito? Scusami, volevo per quello confondere. Allora, qua abbiamo tuffato il tagliolino nero. In padella c'è la base, bella sughettosa, bella in guazzetto. Anche lui ha assaggiato. Applauso anche a Giuseppe. Bravo. Signori, mancano 30 secondi, eh? Comunque, mi fa piacere vedere quanto i nostri concorrenti hanno fiducia nello chef chiedendogli l'aiuto, perché ancora non l'hanno fatto, però siamo un po' agli sgoccioli con il tempo. Giuseppe, devi impiattarmi e consegnare. Sono già stato troppo buono. Stop al tempo, finito. Mi fate arrabbiare Riccardo perché lui ha fame. Qua stiamo impiattando. Giuseppe, non posso darti più tempo. No. Prendo il piatto di Marianne e lo metto qua. E prendo il tuo piatto. Arrivo. No, non va bene. Ci sono. Basta, okay. Basta. Poi dicono che non sono buono. Basta. Seconda ammonizione. Basta! Non è per me, questo è per me anche un'ora. Allora, carbonara di mare con polpa di granchio e pescatrice di Giuseppe. Scusa, questa è la porzione di Chiara Maci, la mia. La sua. E la mia? Ecco. Le nostre? Oh, avanti. Facciamo come si deve. Bene. E la mia. Ma io aspetto. No, perché non, okay, non mostri la tua... Ho capito. Mostra un po', prendi il forchetta house, fai una cosa fatta bene. Yes, Simone Ruggiati, che non ti utilizzano mai con noi questi aiuti. Ti utilizziamo. Ti utilizziamo noi. Oh. Oh. Dai Chiara, intanto fammi il tuo giudizio. Allora, è un po' priva di sapore, non sa di molto. Tra l'altro l'uovo che hai messo, perché l'ho visto che l'hai messa alla fine, però non si sente più di tanto. È poco legata come pasta, poco legata e un po' poco saporita. Avanti. Bravo Simon, vai. Allora, fiammista, ecco. Quale vuoi? Quella a destra o quella a sinistra? Io questo, sta qua. Allora, io prendo questo, scotta, uno spaghetto nero, che è successo qualcosa. È un po' troppo liquido per i miei gusti. Devo dire. Sapore? Si sente che dentro c'è del pezzo dei pesci, effettivamente. Si sente che dentro c'è dei pezzi di pesce, effettivamente. Si sente dei pezzi di pesce. Il colore è elegante, ma un po' anche inquietante, devo dire. Stai avendo un gran successo, Giuseppe. Sono felicissimo. Una cosa sono le parole, una cosa i voti, tranquillo. Però credo in fiammetta. Non è male. Tuttavia. Ma doveva mettere qualcosa per tirarlo su. Pepe, peperoncino.
per dare una scossa a questo nero di seppia. C'è, l'hai messo. A parte che è un po' acquoso. No, il formaggio non risulta. Piatto di Marianne. Attenzione, terribile pappardelle. Nuvole con pescatrice e crema di fave, cuore di fave, dai, al finocchietto. Buona, saporita, mi piace molto l'idea del purè di fave sotto, che amalgama molto bene, è molto delicato, buona anche la cottura della pasta al dente, l'abbinamento. Ma il limone, Giuseppe, non ce l'hai fatta. Ti avrei messo il limone qua. Allora, io la prendo col cucchiaio, perché non mi voglio ammazzare. Mi convince di più. È più buona la pasta, onestamente, di quel coso nero. E poi che c'è... come un'erba, come una cosa. E finocchietto. Come, insomma, ho preso un tronco di finocchio, ora era buono, buono. Ok, prendete un tronco di finocchio e tritatelo finemente. Perché non mi avete chiesto una mano? Un aiuto. Era una pescatrice. È infita. È infita? Attenzione. Sì. Il pensiero è originale e molto carino, però essendo una pasta del sud, secondo me manca di sapori, cioè il finocchietto anche si sente poco, sopra una passata di peperoncino, è un po' debole questa cucina, perché? Io voglio una cucina di carattere. Ragazzi, scaricate un po' la mano. Di osare, però. Io chissà perché, con uno che le tiene così tranquilli, da 1 a 5 piatto di Giuseppe, carbonara di Ricci, sì, di Ricci, buonanotte, di granchio, scusami, pescatrice, con tagliolini neri, e queste invece sono le nuvole pescatrice e fave di Marianne. Anch'io. Mazza. 9 a 6 per Marianne, 22 a 11, sta conducendo. Scegli ancora lei, bresaola o insalata russa? Bresaola. È la bresaola l'ingrediente principale per la prova di presentazione. È già buona da sola la bresaola. Qua avete a disposizione pompelmo, ricotta, noci, verdure, suppellettili vari e salsine per rendere una semplice bresaola un qualcosa di più. Ricordatevi che la prova è di presentazione, quindi è l'occhio che vuole la sua parte, soltanto l'occhio in questo caso. Avete 6 minuti da adesso, via! Ok, io chiedo subito il tuo aiuto, se mi aiuti a spellare... Capito? Vivo questo pompelmo. No, a vivo, poverino. No, a vivo. Ok, e che ci fai con polpelmo a vivo? Allora, lo usiamo per accompagnare questi cannoli di bresaola, praticamente, con la ricotta lavorata, insomma. Sì. Con la ricotta con cosa dentro? La ricotta lavorata con pepe, sale. Mentre Marianne cosa fa? Funghi ripieni con bresaola, stracchino e noci. Mi raccomando, ricordatevi di usare bene la bresaola, perché quello è l'ingrediente che avete scelto principale del piatto. Allora, giusto per chi lo volesse fare a casa, perché Riccardo è il maestro di queste cose, l'ho visto. Sì. Questo si fa anche con l'arancia. Si prende, si tolgono le due estremità, in modo da poter poggiare l'agrume fermo sul tavolo, e poi si segue con un coltello piuttosto stretto di lama, meglio ancora se fosse più flessibile, si segue sotto la parte bianca in modo da togliere la pellicina esterna dell'arancia stessa, poi si segue la forma dello spicchio in modo da lasciare lì le pellicine. E cosa fondamentale, spesso se si utilizza lo spicchio, magari c'è bisogno del succo per fare qualcosa, finita la preparazione si spreme quello che rimane, perché un po' di polpa c'è sempre, si ottiene anche... Ti lascio metà? Basta così. Ok, grazie. Perfetto, licenziato. Bene, ti lascio lavorare. Ti devo fare una domanda. Mm-hmm.
Ma perché una ragazza a 16 anni dal New Jersey parte e torna a Molfetta? Per amore, per lavoro, per la famiglia? I miei genitori hanno deciso così e quindi tu alla fine segui. E poi l'Italia è bella. Cioè, voglio dire, Non era un che brutta... No, ho capito. Come mai sei tornata da sola? No, non perché che mia madre aveva nostalgia della sua famiglia e quindi alla fine siamo ritornati... Cioè, sei più stata poi là? Sì, ogni 2-3 anni ci torno, anche perché ho dato la cittadinanza americana alla mia figlia, quindi ci sono stata 2 anni fa. Ah, giusto, non abbiamo ancora parlato. Quanti anni hanno? 9, 5, 14 mesi. Tre bimbe? Femminucce. Tre donne? Donne. Come si chiama tuo marito? Francesco. Per gli amici Ciccio. Vuoi sapere come si chiamano le mie figlie? Sono disperato per lui quando avranno una 14, una 16. Simone, io gli dico sempre, non ti preoccupare, sarai un re fra tante principesse, voglio dire. Sì, ma di solito i genitori uomini, cioè il babbo è geloso delle cose. Come si chiamano le bimbe? Jennifer. Tre accompagnamenti all'altare, tre giornate tra le lacrime. Jennifer, Joanne e Julie. Jennifer, Joanne e Julie. Bello. GGG. JJJ, sì. Avuti da Francis. Oddio mio, Riccardo, mi fa morire. La bresaola è super versatile, vi do un qualcosa di molto semplice. Prendete del formaggio fresco spalmabile, tipo quark o anche una ricotta. La insaporite con gli champignon tagliati finissimi, conditi con scorza di limone, sale, pepe e un'abbondante dose di extravergine e li lavorate insieme al formaggio in modo che si disfino un po'. Questa crema la mettete all'interno della bresaola accavallando le fette una sull'altra sul tagliere in modo da ottenere un unico involtino gigante. Potete prepararlo prima, avvolgerlo nella pellicola e poi si taglia a tronchetti e si serve magari con della semplice rucolina condita in insalata. Mandorle alla mele tostate sopra se volete dare la parte croccante. Allora. Molto dietetico. Mm-hmm. Dipende dal formaggio che si usa all'interno. Se usi per esempio anche una ricotta, che non è un formaggio ma un latticino. Poi se uno vuole dare più sapore, magari più invernale, con i funghi saltati invece cotti, che ne so, un porcino, eccetera. Oppure ancora più fresco, se la rucola si frulla con un pochino di olio extravergine, sale, pepe e un goccino di acqua che la rende lucida e si usa come salsa, perché magari secondo che formaggio, se è magro, è un po' farinoso, una salsina aiuta. È carino. Ottimo. Lo facciamo. Te lo chiedo per dovere di cronaca, sì. Ma immagino che ce ne siano un milione di ricette sul web perché... con la bresaola che è magra. Sì, allora, infatti, intanto perché è magra, poi perché è versatile, giustamente, perché puoi renderla golosa e comunque più pesante, più grassa con un formaggio come stanno facendo loro. Guardavo lui che è carino perché sta rifacendo dei veri e propri cannoli quasi alla siciliana, perché usa i pistacchi, la ricotta all'interno, quindi sembra veramente la ricetta di un cannolo dolce, però rivisto. Io ricordo i miei due assistiti dietro le cucine che avete 30 secondi per finire il piatto. Quindi questa volta sarò intransigente. Senti, invece vogliamo parlare di questa bresaola che è il piatto preferito dai dietologi, no? Insieme al petto di pollo. Insieme al petto di pollo. Se non è vero, posso mangiare 80 grammi di bresaola. E qua praticamente facciamo vedere come vanificare il lavoro di un qualsiasi dietologo. Giusto? Cioè come rendere... Beh, meglio, perché noi parliamo di cucina. Infatti, sì. Quindi dico... Vediamo, bene. Te ce l'hai con dietologi. Stop al tempo, finito, signori. Tutto. Basta, adesso lo tolgo prima da te. Vediamo. Non guardo. Rossa. Non guardo, ti aiuto anche. Guarda. Ah, l'hai passata al forno. Okay. Bene, signori. Vi ricordo che non è il gusto della ricetta, ma l'idea e la presentazione. Posso dirvi che siamo andati in crescendo. Sì. Quindi è più difficile giudicare. Vi do il tempo della pubblicità. Sì. Torniamo fra poco. Cuochi e fiamme. Bentornati a Cuochi e fiamme. Siamo all'ultima sfida, anzi, l'abbiamo appena finita. I nostri due concorrenti, Marianne e Giuseppe, che si stanno battendo per 22-11, tra l'altro conduce Marianne, hanno preparato per l'ultima prova di presentazione una rielaborazione fatta con la bresaola. I nostri tre giudici adesso dovranno giudicare visivamente questi piatti. Partendo da quello di Giuseppe, che è una sorta di trasformazione dall'idea del cannolo siciliano, invece fatto con la bresaola, formaggio fresco lavorato, pistacchi e pompelmo rosa.
che solo a vederlo mi viene voglia di mangiarlo. Mi dà quell'acquolina in bocca che dovrebbero, secondo me, ogni piatto dovrebbe trasmettere, nel senso che mi sembra una cosa golosa, ma non troppo, da dire non la mangio. Guarda, sarebbero bastati anche solamente i cannoli senza il pompelmo. Esatto, senza il pompelmo. Ma per compensare un po' il sapore. No, era per far qualcosa a me, perché sennò... Anche perché, senza aiuto. Dunque, questo piatto che è carino, a un certo punto evidentemente deve essere successo un guaio in cucina. Perché? Perché è caduta questa pioggia di detriti, non capisco, questa pioggia così scomposta. Non so se è successa una cosa, era una telefonata improvvisa, mannaggia. Caduto il Quindi andava pulito da tutta questa robaglia caduta sopra così. Questo è senape? Sì, sopra il pompelmo sì. C'è la senape. Ah, ecco, infatti no, vorrei che fosse chiaro a casa. Allora, oggi qui a Cuoche Fiamme è stato proposto del pompelmo con della senape sopra. Avete capito bene, amici ascoltatori. Chiarito questo, mi sembra. Allora, caruccio. Te la spiego io. Ah, ma la spiegherei, sì, Simone. Allora, sì. Intanto non abbiamo vanificato. Tanto me l'hai ripiatto sempre prima che io dica. Sì, lo distruggo un po' io. Intanto non abbiamo vanificato nessun dietologo, perché il piatto è piuttosto. Sì, magro, infatti non esatto. Dico niente. Prego, Fiammetta. Grazie. Prego. Beh, io trovo che dei piatti che ha fatto lui, questo è quello che gli somiglia di più. E dove anche è riuscito meglio, perché là dove complicava un po' le cose, secondo me era un po' forzato. Questo qui invece è concreto, deciso. Semplice, deciso, e infatti è grazioso. Non si combinano tanto le due cose, però, insomma, carino. Bene, passiamo a Marianne, che ha fatto questo fungo ripieno, uno champignon ripieno con rosa di bresaola, ricotta e noci. Anche questo, come l'altro, comunque dà questa idea di golosità e di pienezza che sta bene con la bresaola. Sicuramente più osato rispetto ai precedenti, quindi più ricco. È bello anche questo. Mi viene meno voglia di mangiarlo per il fungo, che è uno splendido come contenitore, però meno da voglia di mangiarlo. Io trovo questo piatto molto bello, perché ha perché mi piace molto questo fiore di bresaola con questo formaggio magro, per cui è proprio il gesto di prenderlo un attimo. Purtroppo qua andava messo un piatto di colore diverso che potesse far squarciare, capisci, che permettesse ai funchi e alla... Ti piace funchi? Funchi, come il cuccaro. E con queste orecchiette di belga, se c'era il piatto blu, quello là, era pazzesco. Comunque, molto carino, complimenti. Beh. È un'interpretazione poetica delle fettine di bresaola. Il sapore non interessa qui, perché devo dire che nessuno penserebbe di prendere questo e metterselo in bocca con i funghi crudi, anche se si usa molto il fungo crudo, ma sarebbe molto indigesto. È un po' ingenuo, diciamo, nella parte di queste foglioline. Io avrei tolto le foglie di insalata e lasciato questa cosa. Grazie. Ditemelo con il gessetto. Piatto sì. Di Giuseppe, cannolo di bresaola con pompelmo rosa. E questo è il piatto di Marianne. Funghetto ripieno con rosa di bresaola, ricotta e noci. Se non sbaglio, 10 pari? Bravo! Per 32-21 però vince Marianne. Brava! Così JJ e J, le tre figlie di Marianne, giocheranno con il nostro kit di Cuochi e Fiamme, che ti porti a casa, a Molfetta. Torniamo alla carbonara. Andava un po'. Sta un po' rovinata. Esatto. Adesso venite con me che ci mangiamo sia il cannolo che il funghetto. E noi vi salutiamo. Cuochi e Fiamme tutti i giorni, state con noi. Allora. Questo è quello, lo dovevo prendere, sì, guarda. Ho fatto bene, era bravo. Quello che era stato, avevo scelto, ma in quel momento. Guarda, sì. Guarda che meraviglia. Favorito. Scusa.
quindi andiamo in farmacia.